Io ve l'avevo detto. Pochi minuti fa si è concluso l'evento Apple in cui sono stati enunciati nuovi Mac, ma prima di tutto vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale, visto che siamo così pochi, così siamo sempre di più. Ovviamente fa sempre gradimento con un like, un commento, quello che volete. Sono stati presentati i nuovi Mac, ma soprattutto il nuovo Apple Silicon, cui si chiamerà M1. È il primo chip a 5 nanometri che entrerà dentro a un computer Apple. Nessun altro produttore ha fatto un chip così piccolo. Ovviamente la GPU è integrata e ovviamente Apple ha fortemente detto che questo nuovo M1 chip sarà più efficiente e più efficace, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, lo stress, eccetera, ma soprattutto per quanto riguarda il consumo di watt energia. Sarà molto meno rispetto ai chip Intel. Prima di tutto viene annunciato il nuovo MacBook Air, che secondo Apple sarà più veloce di 3,5 volte rispetto alla precedente versione, addirittura con video editing in 4K con più timeline sovrapposte senza nessun lag. I prezzi sono molto interessanti perché con il nuovo chip M1 non c'è più quella distinzione che c'era prima nella scelta dei diversi processori con Intel. Mi spiego meglio: prima c'era Intel i3, i5, i7, si poteva scegliere tra questi tre processori, ma ora c'è soltanto l'M1 e soprattutto per quanto riguarda i prezzi. Apple porta il nuovo MacBook Air con il chip M1 con CPU a 8 core e GPU a 7 core e la versione base da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione costa ben 1159 euro, un po' meno rispetto alla versione di Intel i3 che partiva da 1229 euro con la stessa configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Ma visto che Apple ha detto che il nuovo chip è molto più veloce rispetto ai vecchi chip Intel, lo confronterei direttamente con l'i7, che con la configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione partiva da 1359 euro, quindi un bel risparmio di circa 200 euro. E questo nuovo Mac Air nuovo sarà disponibile dal 17 novembre. Per quanto riguarda il Mac Mini, viene presentato anche lui con il nuovo chip Apple Silicon M1, 8 core CPU e 8 core GPU, con un prezzo di partenza che va ad 819 euro con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Solo che non mi dilungo troppo su questo Mac perché forse come tipologia è più adatto in certi casi molto piccoli, diciamo, molto personali, quindi non mi dilungherei troppo, anche perché la maggior parte dei casi non credo che acquisterebbe Mac Mini rispetto a un MacBook Air o un MacBook Pro da 13 pollici. E appunto il MacBook Pro da 13 pollici viene aggiornato anche lui con il nuovo chip M1, tiene sempre la touch bar, c'è sempre il tastierino ESC in alto a sinistra che è fisico invece. Anche qua, per quanto riguarda le configurazioni con Intel, c'è sempre quel discorso che abbiamo fatto prima con il MacBook Air, e con il nuovo chip M1, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, il nuovo MacBook Pro da 13 pollici parte da 1479 euro. Addirittura con Intel i5 e le medesime scelte di RAM e archiviazione partiva da 1529 euro, e addirittura con l'i7 partiva da 1904 euro, quindi un bel risparmio sotto questo punto di vista, visto che sempre il solito discorso di prima, il nuovo M1 dovrebbe essere più performante rispetto ai chip Intel. Ovviamente anche il nuovo MacBook Pro sarà disponibile dal 17 novembre, tutti in pratica saranno disponibili dal 17 novembre. Questo è quanto per quanto riguarda i nuovi Mac, è stato molto veloce, vi ho voluto riassumere ciò che è stato presentato. I preordini si possono iniziare da ora, in pratica da oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi nuovi Mac qua sotto con un commento, iscrivetevi, lasciate un like e noi ci vediamo con un prossimo video.